grande disponibilità da parte, diciamo così, dei cosiddetti giocatori un po' più grandi, un po' più anziani, fra virgolette, e quelli di età media ed età più giovane. Stiamo lavorando molto bene. Fiducia nei mezzi del gruppo e della società, ma anche la consapevolezza di un'intensa mole di lavoro da fare sul campo e nella mente dei giocatori. Gaetano Auteri è uno dei protagonisti capaci di catalizzare l'attenzione nel Bari, che sta concludendo il ritiro umbro di Cascia. L'allenatore di Floridia ha accettato la proposta della famiglia De Laurentiis dopo l'esperienza di Catanzaro, e in Puglia è arrivato forte di 5 campionati vinti e di un legame viscerale con il pallone. Ciò che faccio in generale fuori dal campo dipende molto da quello che facciamo in campo. Se sono sereno e tranquillo perché ci siamo allenati bene, perché abbiamo fatto buone prestazioni e perché abbiamo fatto buone partite, magari, me lo auguro, vincendo tanto, tante volte, e soprattutto legittimando i risultati, allora divento più sereno fuori dal campo. Se no, la mia serenità fuori dal campo viene compromessa nei momenti in cui c'è qualcosa che non gira per il verso giusto. È un Bari work in progress quello che tra meno di 3 settimane esordirà nel girone C di Serie C. Auteri non ha dubbi, la difesa 3 sarà una certezza, ma ancor più dei numeri conteranno atteggiamento e versatilità. Bisogna essere bravi ad avere tante facce, la faccia di chi privilegia il filo conduttore del gioco e dei concetti di squadra, e la faccia anche sporca, che ti possa consentire anche di vincere delle partite a volte sporche, a volte difficili. 26 anni di carriera da allenatore, e questo il biglietto da visita esibito da Auteri a Bari. Una carriera, quella in panchina, iniziata prematuramente dopo gravi infortuni alle ginocchia. L'allenatore siciliano ha un sogno nel cassetto, pronunciato a denti stretti, quasi masticato. Per me sarebbe un piacere, anzi un grande desiderio, poter contribuire a rendere felice un popolo di tifosi che ha passione, tradizione, ha visceralità, ha tante di quelle cose che appartengono alla passione per la maglia, insomma, quindi sarei felicissimo di poter contribuire a realizzare i desideri di tanti.